Buongiorno a tutti dalla TG Meridiano di Toscana TV e apriamo con la Fiorentina perché ieri sera il patron della squadra viola Rocco Commisso dagli Stati Uniti era in collegamento telefonico con noi, con la nostra trasmissione 30° minuto condotta da Simone Pagnini, dopo averci un po' diciamo, raccontato come sta vivendo questo momento di coronavirus a New York, quindi insomma anche lì la situazione non è facile, ha parlato però anche del futuro della Fiorentina, vediamo alcuni momenti. Si può guardare la salute, allo stesso tempo di darci l'opportunità di ricominciare. Io credo che è importantissimo ricominciare, se si può, ma è più importante che l'anno prossimo non si rovina, Leonardo. Okay? So, tra i presidenti credo che io, Gio Barone, noi della Fiorentina siamo nel mezzo. No, non siamo tutti decisamente come lo Lito, ma non siamo nemmeno come gli altri che hanno espresso rigorosamente che non si deve cominciare. Io vorrei che si ricomincia guardando la salute di tutti, i giocatori, gli arbitri, ognuno, no? Ma si deve pure capire che si deve andare avanti qui. Se ci sono casi che qualcuno si ammala cominciando, non so dove arriverà, no? Questo è un problema che non so qual è la risposta, ma l'intenzione nostra dalla parte della Fiorentina è di ricominciare a maggio, fine maggio, giugno. Dal punto di vista economico invece come si riparte? Perché io credo che questa situazione possa nel medio periodo rappresentare anche un'opportunità per squadre come la Fiorentina, perché forse finalmente il calcio si ridimensiona, sono contento si sia in questo momento messo in disparte il fair play finanziario, ma probabilmente le grandi non spenderanno più tutte le cifre che hanno speso finora per i grandi giocatori, forse si riavvicina un po' la differenza, il gap fra le grandi e le squadre medie come la Fiorentina, e quindi lei che è ricchissimo potrà competere per la Champions fin dalla prossima stagione. Wow, meno male che ti vuoi mettere nei panni me, okay? il buono con il male, okay? Io ogni cosa, io è vero, l'ho detto, no? Che credo che il calcio avrà lo stesso effetto che le altre aziende, no? Che quello che potevi comprare per un euro ieri, oggi costerà 80, 70. Certo. Questo è vero che l'ho detto, e una squadra come la Fiorentina sarà capace di comprare meglio, perché di una squadra che non sta tanto bene, però le squadre dell'Europa, quelle che pagano i giocatori 50, 100, 150 milioni di dollari, ok, di euro all'anno, noi non siamo a quei livelli, questo lo devi capire, no? Non è solo il differential play finanziario, se c'è, se non c'è, ma di portare avanti un'azienda che nel tempo, non è solo perdite che uno va a vedere. Non so se l'ho spiegato giusto, no? Ma sì, noi abbiamo ancora a Leonardo, tu hai visto quei dati da Deloitte, no? La Fiorentina è andata indietro negli ultimi 10 anni, quando il resto dell'Europa è andato avanti. E parliamo invece di cronaca, arrestati i due responsabili del rogo di Pescaglia, siamo a Bagni di Lucca, il servizio. Individuati dai carabinieri forestali, i responsabili del rogo sul Monte Piglione a Pescaglia. Una pattuglia dei forestali di Bagni di Lucca era in prossimità della zona dell'incendio per eseguire dei controlli atti proprio al contrasto dei fenomeni di abbruciamento dei pascoli, tecnica purtroppo ancora usata con consuetudine da numerosi pastori, convinti che questo porti ad un miglioramento dell'erba da pascolare. Mentre si avvicinavano, hanno notato due piccole colonne di fumo riconducibili ad un principio di incendio. Dirigendosi sul luogo, hanno visto un'autovettura che si allontanava dalla zona.
A seguito di ulteriori accertamenti effettuati da carabinieri della stazione, immediatamente coadiuvati da altro personale dei carabinieri forestali delle stazioni di Castelnuovo, Camaiore, Nipaf e Gruppo, il veicolo è stato bloccato e, sussistendo ancora le condizioni di flagranza di reato, i due responsabili sono stati tratti in arresto con l'accusa di incendio boschivo doloso e il greggio di pecore, ritenuta la causa dell'azione delittuosa, è stato posto sotto sequestro. Purtroppo, mentre venivano svolti gli atti per l'arresto, il fuoco si è esteso con incredibile velocità, favorito dal vento e dall'asperità dei luoghi che ne rallentavano i soccorsi. L'incendio è stato spento solo a fine serata, quando ben 50 ettari, tra prato, pascolo e bosco, erano stati percorsi dalle fiamme. E a causa del lockdown a marzo, i punti vendita di carburanti in Toscana hanno perso ben il 90% dei ricavi. I benzinai hanno guadagnato, pensate, in media 10 euro al giorno. Rendono noto sono i presidenti regionali di FAIB Confesercenti, Marco Princi, e Figisc Confcommercio Marino Milighetti, che chiedono alla Regione Toscana una ordinanza per la deroga all'attuale legislazione che impone l'apertura continuata degli impianti, permettendo a ogni gestore di potersi gestire in modo autonomo l'orario in base al flusso registrato in queste settimane di crisi. Le associazioni di categoria quindi chiedono esami sierologici per i gestori e i dipendenti delle stazioni di benzina, e in questa situazione sottolineano i costi fissi di gestione, utenze e servizi, e anche il costo sostenuto per il personale rappresentano un peso economico ormai insopportabile per le gestioni. Quindi insomma credono che la situazione, ecco, non potrà durare così a lungo. E sempre parlando di coronavirus, andiamo invece a Grosseto, perché parlando del tanto atteso test sierologico, beh, la situazione lì non è brillante, è un po' al palo per quanto riguarda un po', diciamo, la provincia di Grosseto, come ci ricorda Carlo Sestini. Test sierologici arrivati, ma c'è tanta confusione. Il laboratorio Gamma, interno alla Salus, incaricato dalla Regione insieme all'Istituto Senese della effettuazione dei test sierologici in provincia di Grosseto, è in grande difficoltà. Come ci ha detto l'amministratore, il dottor Landi, i numeri telefonici sono stati presi d'assalto, ma non sappiamo ancora quali sono i criteri di priorità attraverso i quali effettuare il test. Siamo completamente intasati dalle telefonate, ha detto, dal momento in cui sono uscite le due delibere. Questa mattina abbiamo ricevuto un migliaio di test, ma non sappiamo chi deve decidere le priorità, oppure se dobbiamo essere noi a stabilire tra gli aventi diritto un ordine di esecuzione, o altrimenti se lo farà la ASL. Una cosa è certa, sottolinea Landi, siamo in una situazione di forte pressione e grande confusione, perché non sono stati ancora chiariti certi aspetti. Anche all'Istituto Senese i test non sono partiti. Abbiamo ricevuto 750 kit, dice Elisabetta Bigagli, e con essi anche il contratto rispetto al quale abbiamo necessità di chiarimenti, visto che i dubbi sono diversi circa le modalità di esecuzione e conseguentemente l'accesso alla nostra struttura delle persone che rientrano nelle categorie individuate dal decreto. Probabilmente, dice ancora Elisabetta Bigagli, saremo pronti tra qualche giorno. Per adesso prendiamo i nominativi di chi ci contatta con i relativi numeri telefonici, sia di aziende che di privati cittadini, per poi richiamarli per programmare l'effettuazione del test. E oltre 1000 tute monouso per i medici di base le distribuiranno gli Angeli del Bello grazie a un finanziamento della Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Sentiamo proprio da Firenze Chiara Valentini. Avevano già distribuito 75.000 mascherine a 670 medici di base di Firenze Provincia e partecipato alla distribuzione di quelle del comune. Adesso gli Angeli del Bello, che hanno posato spugne e secchielli in questo periodo di quarantena, si sono messi a disposizione della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la consegna su prenotazione di 1000 tute protettive idrorepellenti monouso da distribuire su richiesta a info@angelidelbello.org. Gli Angeli del Bello non si fermano mai, quindi è successo che la fondazione, con questo bel gesto di donare centinaia di migliaia di mascherine,
ci ha chiamato e ha detto, dice, noi le abbiamo le mascherine, però c'è un problema di logistica, cioè chi le va a consegnare a 700 medici di famiglia e a tutti i pazienti? E noi ovviamente abbiamo risposto all'appello. I medici di base saranno ancora più in prima linea nella fase 2, spiega il sindacato. Medicina generale che si sta approntando a organizzare quella che è la fase 2. Ci saranno sicuramente, nasceranno con la ripresa della mobilità da parte degli utenti, dei cittadini, ci saranno dei piccoli focolai, sarà compito della medicina generale individuare questi focolai e estinguerli. Dato per scontato un secondo focolaio in autunno. È certo che è inevitabile che si ripresenti. E è chiaro che il virus continuerà a girare, ci sono i pazienti asintomatici che sono in grado poi di trasmettere il virus e quindi creare ulteriormente la ripresa di malattia. E questo, diciamo che l'azione, mi permetta di dire, si trasferirà quasi totalmente dall'ospedale verso il territorio. E intanto i bianchi del calcio storico fiorentino e l'azienda Printing Pack SRL hanno donato 6.000 disinfettanti monouso da tasca per gli operatori sanitari di File, la nota fondazione italiana di leniterapia, che assistono a domicilio, in hospice e in ospedale le persone gravemente malate per portare supporto e cure palliative. Gli igienizzanti sono stati consegnati presso la sede di File direttamente dal capitano dei Bianchi, Marino Vieri, già grande amico e sostenitore della fondazione, che è anche stato uno dei testimoni della campagna di raccolta fondi del File per quanto riguarda lo scorso anno. A causa dell'emergenza coronavirus, gli operatori della fondazione si sono dovuti adeguare alle misure di contrasto all'epidemia con mascherine, guanti e camice protettivo, garantendo la massima tutela ai pazienti. Ricordiamo persone molto fragili perché già gravemente malati, ma anche ai loro familiari e a loro stessi. E adesso invece parliamo sempre di economia. Il marmo vuole ripartire, insomma, il settore del marmo. C'è una lettera delle imprese al governo. Vediamo il servizio da Lucca. Abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio Conte che il settore lapidio possa riaprire il prima possibile. Deve ovviamente riaprire nella tutela della salute di tutte le persone che ci lavorano, garantendo l'applicazione delle misure definite dal governo, dalla regione toscana, concordate con le categorie, che da tempo moltissime delle nostre aziende hanno già attivato nei propri protocolli aziendali. Un appello messo nero su bianco al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e al Presidente della Regione Toscana Rossi, riaprire le imprese del marmo. Nella lettera scritta e inviata al Governo, Confindustria, CNA Lucca e Confartigianato Lucca hanno chiesto di far ripartire il distretto lapideo Apo Versiliese, che registra al momento, a causa del lockdown, una perdita del 30% rispetto al 2019. Il valore della produzione è stimato in 500 milioni di euro, con 170 milioni di valore aggiunto, di cui 40 milioni riconducibili all'indotto. Teniamo presente che ci sono dei comuni, ad esempio Seravezza, in cui l'occupazione industriale nel lapideo rappresenta il 60% di tutta l'occupazione industriale, Pietrasanta il 51%, Minucciano addirittura il 67%. Se si continuano a bloccare queste attività, presto raggiungeremo un livello di perdite che poi sarà difficilmente reversibile. Quindi questo, la prima grossa importante richiesta che facciamo al governo è quella di riaprire prima possibile. Da oggi alle imprese del marmo è concesso di ricevere e fare spedizione di materiali, ma al momento è l'unico spiraglio che si è aperto. Un nervo scoperto resta quello del credito. Nonostante le misure prese dal governo per fornire liquidità alle imprese, ci sono ancora difficoltà. Ci pervengono quotidianamente notizie da parte di aziende associate a Confindustria che alcuni istituti di credito cercano di utilizzare le garanzie che verranno dallo Stato per entrare su posizioni di credito che erano precedentemente accordate all'azienda. Ecco, questo è un atteggiamento deprecabile e, oltre ad essere dannoso per il sistema economico, è anche eticamente profondamente scorretto. E
andiamo invece ad Arezzo, sempre parlando dell'emergenza Covid. Dal punto di vista economico, la Camera di Commercio corre ai ripari. Sentiamo. Distanti ma uniti, un gesto di solidarietà dalla Nigeria che ha commosso Pistoia. L'associazione nigeriana Amavom Development Union ha donato 1000 euro al comune di Pistoia per l'acquisto di mascherine e dispositivi di protezione individuale ed elargito un contributo in denaro all'ospedale San Jacopo di Pistoia, sempre per presidi di protezione. Lo rendono noto due realtà pistoiesi, il coro gospel internazionale diretto da Augustin Iro Atulam, medico nigeriano della San Jacopo, e l'associazione Amici del Ceppo. In questo periodo di pandemia di Covid-19, di forte emergenza sanitaria, l'associazione nigeriana ha contribuito ad aiutare la città di Pistoia, tra le più colpite in Toscana dal coronavirus. Un gesto che ha commosso il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, e il vice sindaco Anna Maria Celesti, oltre ai dirigenti del San Jacopo. Un grazie infinito a chi ha avuto un pensiero così prezioso per Pistoia, ha affermato Lucilla Di Renzo, direttore sanitario del nosocomio. Un gesto fortemente sentito dal popolo di Amavon, che non si è scordato dell'umanità dimostrata nel 2012 dai pistoiesi, sostiene il dottor Iro Atulam. Con le donazioni raccolte a Pistoia dai singoli cittadini e dal comune, iniziamo a costruire la biblioteca di Amavon Obo, mentre con un contributo della regione toscana e l'aiuto dell'allora USL 3 fu realizzato l'ospedale. E ora invece andiamo appunto ad Arezzo, la Camera di Commercio corre ai ripari perché insomma la situazione emergenza Covid si fa davvero sentire. Emergenza Covid, la Camera di Commercio di Arezzo e Siena corre ai ripari questa mattina, importante riunione che ha deciso un punto utile per le imprese del nostro territorio. Abbiamo deliberato con uno stanziamento straordinario praticamente oltre 2.250.000 euro per affrontare l'emergenza, sia nell'immediato, quindi per capire se ci sono anche delle azioni da mettere in campo, come dicevo, immediatamente, e per la fase di rilancio che ovviamente sarà, speriamo, tra poche settimane, massimo proprio qualche mese, e ovviamente avranno bisogno le nostre aziende di avere un supporto importante in quel momento in cui dovranno ripresentarsi sul mercato. Dottor Andrini, visto che non mancherà la fila, cosa dovranno fare gli imprenditori, gli operatori per accedere a questo contributo? Allora, il contributo dovrà essere in questo momento rideterminato sulla base di quelle che sono le esigenze effettive del territorio in relazione ai provvedimenti governativi che nel momento interessano soprattutto i crediti fino a 25.000 euro, che sono di facile accesso. Sopra questi 25.000 euro ci saranno dei crediti che potranno scontare dei costi di istruttoria su quali eventualmente possiamo intervenire con dei voucher. E per ora è tutto, grazie per averci seguiti, arrivederci.